Bentornati in diretta a Citofonare ad Inolfi, ancora una citofonata del mattino con Renata Polverini, buongiorno. Buongiorno a voi. Parlamentare PDL, o devo dire già Forza sì. Italia, come si dice? Beh, diciamo che l'ufficio di presidenza venerdì ha deciso che siamo Forza Italia, sarà solo confermato poi al Consiglio nazionale. Però come gruppo parlamentare siete ancora PDL, mi pare. Ovviamente. Benissimo. Perché ci sono poi dei passaggi giuridici ai quali ovviamente nessuno si può sottrarre. Bene, e allora cerchiamo di capire cosa succede veramente, Polverini, perché questa cosa è diventata molto molto complicata, è un po' un abbastanza. Gioco di specchi. Allora, adesso è riunita la giunta del regolamento, deciderà voto palese, voto segreto, più o meno, se voi non cambia granché, insomma, sì, può succedere. No, probabilmente nel risultato non cambierà, però è ovvio che ci sarà un impegno diverso, no, da parte di coloro che si dovranno esprimere, almeno rispetto alle indicazioni che i partiti fino ad oggi hanno dato, anche se poi chiaramente queste sono questioni che attengono una persona e naturalmente ognuno può fare i conti con la propria coscienza. E ce la fanno meglio i conti se hanno il voto segreto, insomma, questa è l'idea. Ma io non so se si fanno meglio i conti, so per certo che se dovessimo andare verso il voto palese sarebbe la prima volta che su una votazione che riguarda una singola persona si va con questo metodo, e quindi per una volta, invece di fare come tutti dicono una legge ad personam, interpreteranno una legge contro personam, anzi un regolamento. Questo è vero, questo un po' andrebbe sottolineato. Io devo dire, anche la Pezzopane, che è il vicepresidente della giunta delle elezioni, ci ha detto, ma in fondo perché dobbiamo dargli un argomento per fare il martire, tutto sommato persino dall'altra parte. Ma non è questione di fare i martiri, è questione ovviamente che se fino ad oggi il Parlamento si è sempre espresso in questo modo, non si capisce perché il Partito Democratico in particolare, proprio perché si chiama democratico, voglia mettere in campo qualcosa che invece poi mina la democrazia o comunque le regole sulla quale la democrazia è basata, perché parliamo del Senato, non parliamo di un qualsiasi bar della città. E secondo me però la questione è tutto sommato sì interessante in termini persino accademici, ci si potrebbero scrivere libri, però la sostanza politica poi alla fine non cambia, Berlusconi finisce decaduto comunque, insomma, per i giochi numeri politici che ci sono, diciamo che è molto probabile, non è sicuro, io come sempre aspetto di vedere come va il voto, però ad oggi numeri alla mano, se il sì. Partito Democratico insiste, Scelta Civica insiste, mi pare abbastanza possibile. Inevitabile. La domanda allora è: ma che succede davvero se Berlusconi decade? Perché questa cosa è rimasta nel mio immaginario col punto interrogativo. Perché cosa cambia rispetto all'altra volta in cui il foglio di Quagliariello con i 24 nomi, in cui i ministri hanno detto no, vabbè, noi al ministero ci stiamo bene. Che è successo che cambia? Numericamente che succede? Allora, numericamente ad oggi probabilmente non sembra cambiare nulla, a meno che Angelino Alfano non abbia convinto i suoi ministri, la delegazione dei suoi ministri e i colleghi del Senato ad essere leali prima di tutto non con Silvio Berlusconi, che sarebbe abbastanza scontato dopo 20 anni di storia che ciascuno di noi, chi più chi meno, deve a lui, ma soprattutto nei confronti degli elettori. Io trovo abbastanza strano che 10 milioni di persone che hanno votato Silvio Berlusconi e non altri si trovino poi magari a sostenere un governo del quale Berlusconi non fa più parte, perché appunto espulso dal principale alleato che sostiene insieme a noi questo governo. Io penso che anche lì veda una questione di coscienza, al di là dell'interesse del paese, perché poi mi pare che a forza di guardare all'interesse del paese ormai sono circa 2 anni che tra governi tecnici e governi di coalizioni non mi pare che questo paese faccia poi veramente un balzo in avanti, o perlomeno non abbastanza per quanto necessario. Quindi mi auguro che Alfano, che in questo momento ha la possibilità di disinnescare questo meccanismo, possa in qualche modo comprendere fino in fondo, come lo comprendo io, che sarebbe per noi inaccettabile continuare a sostenere un governo che ha espulso per scelta politica e non perché è assolutamente necessario farlo il nostro leader. Questo elemento con l'obiettivo di andare a elezioni anticipate? Ma guardi, io penso che a un certo punto avremo bisogno di un momento di chiarezza in questo paese. Abbiamo votato, è venuto fuori un Parlamento abbastanza anomalo che
potrebbe avere numeri straordinari se non ci fossimo accaniti ancora una volta su questa questione che riguarda il presidente Berlusconi, avessimo pensato veramente, come tutti i ministri dicono, all'interesse del paese. Se non ci sono queste condizioni, io penso che comunque occorrerà tornare al voto, perché ripeto, da un lato la decadenza, dall'altra soprattutto, per esempio, una manovra che ci troviamo in questi giorni a cominciare a discutere, che non ha quella spinta che invece questo paese attende. Quindi è necessario, perché quello che pensavo io e penso anche la maggior parte degli italiani è che una maggioranza così forte potesse veramente per la prima volta mettere in campo riforme. Invece siamo al veto e al controveto, e questo ingessa definitivamente un paese. Allora forse riserve veramente una maggioranza politica. Cosa vi aspettate però da un risultato elettorale? Non trova il PDL o Forza Italia non proprio in grandi condizioni di salute, soprattutto la concorrenza di un Matteo Renzi che in questo momento pare avere, almeno leggiamo i sondaggi, una sua forza, come si diceva una volta, propulsiva, insomma, quindi tendente a crescere. Anche il PD di Bersani sembrava aver vinto in maniera schiacciante le elezioni, e poi invece abbiamo visto che non Grillo, perché Grillo alla fine ha mantenuto il risultato che più o meno gli veniva attribuito. Il 25 è tanto, sì. Non è nessuno. Comunque lei ricorderà i sondaggi, insomma, il vero outsider in quella competizione è stato ancora una volta Berlusconi, che di fatto ha recuperato tantissimi punti. Ricordo che il PDL senza Berlusconi era sceso sotto il 12%, quindi è chiaro che ancora una volta io non commetterei l'errore, se fossi appunto anche in Matteo Renzi, di pensare che Silvio Berlusconi è fuori dalla competizione elettorale, o comunque la sua storia sia fuori dalla competizione elettorale. È chiaro che in questo momento Matteo Renzi ancora, io non credo per troppo tempo, la freschezza che però rischia di perdere, soprattutto se non scende nei contenuti in maniera concreta, quindi fino ad oggi io ancora penso che Berlusconi possa essere competitivo. La famosa questione dell'eredità, perché poi se Berlusconi non può essere candidato, insomma, si parla delle figlie. Lei tifa per le figlie successori o no? Io non tifo per nessuno, nel senso che in questo momento siamo ancora diciamo qual è la sua idea, cosa si fa? Di avere Berlusconi in campo, dopodiché pare che possiamo noi tirare in campo le figlie di Berlusconi se loro stesse con una certa periodicità smentiscono questa loro ridiscesa in campo. Insomma, ci sono tante persone nell'ambito del centrodestra, io penso che attraverso anche dei meccanismi democratici si possa comunque, nel caso in cui Berlusconi non fosse disponibile per le prossime elezioni, trovare una persona che ha le carte in regola per farlo. Insomma, Berlusconi comunque, non ci dimentichiamo, questa è una cosa che forse nessuno tende in qualche modo a sottolineare, ma in questi anni è stato colui che ha avuto più donne al governo, che ha avuto più giovani al governo, lo stesso Angelino Alfano, ricordiamoci, poco più che trentenne era ministro della giustizia. Oggi la nostra delegazione è una delegazione al governo ancora giovane, quindi ci sono tante personalità, secondo me, sulle quali si può scommettere, ma in ogni caso non è ancora in discussione, perché mi pare che Berlusconi sia ancora con forza in campo. Dal punto di vista della tenuta di questo eventuale altro raggruppamento in un confronto con gli elettori, secondo lei ha delle possibilità, le vede delle opzioni per cui il raggruppamento, chiamiamolo scissionista, possa fare all'Europea un risultato accettabile, oppure è lì la forza ancora di Berlusconi, cioè del fatto che non ci sia spazio per fare alcunché? Lo ha già dimostrato Fini. Esatto, diciamo che ormai Fini ci ha raccontato come finisce questa storia, lo stesso Casini, perché ora, a parte il tentativo di rianimare un UDC che di fatto non esiste più, voglio dire, abbiamo visto che queste spinte neocentriste che partono sempre per fare la Democrazia Cristiana poi purtroppo non arrivano nemmeno ai numeri di Mastella quando fece l'Udeo, quindi io non vedo assolutamente la possibilità che si possa ricomporre. Dopodiché anche lì parliamo di personalità che, se vogliamo, forse sono ancora più spente di Berlusconi, no? Perché molti di loro sono in politica da prima che scendesse il presidente Berlusconi, quindi se guardiamo a Renzi come, diciamo, l'elemento dall'altra parte che rinnova, io non credo che noi possiamo opporgli Cicchitto o Formigoni, insomma, no?
quindi anche questo probabilmente è un elemento della partita. L'ultima domanda e poi la lascio andare. Il tema della riforma elettorale è un tema che aggancia, secondo me, un interesse che potrebbe essere coincidente tra Renzi e Berlusconi. Cioè, dopo l'8 dicembre potrebbe accadere che, senza alleanza ovviamente, ma semplicemente per una convergenza di interessi, alla fine questo binario possa avere appunto queste due tipi di rotaie, una rotaia berlusconiana e una rotaia renziana, che poi puntano più o meno dalle stesse parti. Ma io penso di sì, è abbastanza evidente, noi lo stiamo dicendo da diverso tempo, cioè, sono tutti concentrati sul fatto che Berlusconi possa o voglia far cadere il governo. Io sarei molto più preoccupata nel Partito Democratico, ma lei se lo vede Renzi che diventa segretario del partito l'8 dicembre e poi aspetta con calma il 2015 o il 2016, magari anche oltre, che questo governo finisca la sua missione. Io faccio fatica ad immaginarlo. Non ci dimentichiamo, come ho detto prima, che Renzi appare già più stanco di quanto non appariva un anno fa. Appare comunque diverso, no? Perché un anno fa era contro, diciamo, tutta la classe dirigente del suo partito. Oggi abbiamo visto alla Leopolda invece aver comunque ricompattato tutto, e questo in qualche modo, non dico che lo rende meno fresco, ma è chiaro, ne dà un'immagine diversa. Quindi alla fine, in questo ha ragione Brunetta quando insiste nel dire: non guardatevi da noi, ma guardatevi da Renzi. Perfetto, grazie Renata Polverini, grazie, buona a voi, giornata. Buona giornata, arrivederci. Un saluto all'esponente del PDL Renata Polverini. E mi sa che siamo andati lunghi all'ultima pausa pubblicitaria, vero? Ultima pausa pubblicitaria, allora, con poi rientro a citofonare di Nolfi per i saluti finali.